Maria, buongiorno. Buongiorno. Che ci prepari oggi? Visto che stiamo nel periodo di carnevale, non solo i grandi, non solo i piccoli, si diverte anche i grandi. E allora ci preparo la ciceritchiata, un tipico dolce del nostro paese. Quali sono gli ingredienti per questa ricetta? La farina 00, le uova della nostra contadina, lo zucchero, l'olio d'oliva della nostra campagna, le mandorle della nostra produzione e il miele. Per ogni uova un cucchiaio di olio e un cucchiaio di zucchero. Una bustina di vanillina per aromatizzare il profumo dei dolci. Per prima cosa fare la fontanella. Rompere le uova. Aggiungere un cucchiaio di zucchero per ogni uova. Aggiungere la vanillina e impastare. Aggiungere un altro po' di farina quando basta, giusto per essere un po' più compatta. Una volta finito l'impasto, tagliarla a striscioline e rotolarlo. Tagliarla a dadini. Terminati, tagliate le palline, friggere all'olio d'oliva bollente finché sono dorate. Quando sono dorati, metterli dentro una bacinella. Mettere il miele, farlo sciogliere e aggiungere anche un cucchiaio di zucchero che viene più compatto. Mettere le mandorle finché diventa rosso. Sempre girare. Mettere le palline. Fallo cucinare una decina di minuti insieme al miele. Versarlo nella spianatoia. E fare la forma. Attenzione a non scottarvi. Poi aggiungere delle perline colorate. La ciceretchiata è finita. Buon carnevale a tutti, da mamma Anna Maria, Italia, Swiss Italia.